2018, anno giubilare in onore di Padre Pio. È l'anno del centenario delle stimmate e il 50° della nascita al cielo di Padre Pio. Ricordiamo la fiaccolata di 50 anni fa. Padre Guglielmo conclude la sua poesia con «Tu sei pronto come sempre». La fiaccolata. Nel settembre del 18, venerdì, t'apparve Cristo. Le sue piaghe e le tue piaghe perforò lo stesso amore. Una croce vi inchiodò. Nel settembre 68, venerdì, da mezzo secolo, il martirio senza tregua. Il cosaccio ti schiaffeggia, la Veronica t'asciuga, ha bevuto del tuo sangue la marea degli assetati, li togliesti dal deserto, li nutristi da buon padre con la manna d'ogni giorno. Si fa sera e vien la notte, sei sul letto in preda all'asma. Fra due giorni ti vedranno celebrar solennemente, ma non sanno che è la fine. Va crescendo fuor la fiamma delle mille torce accese. È una gioia tutta nuova, è una festa di vigilia. Tu sei pronto come sempre. Alla nostra richiesta di aiuto arriva un fiume di letizia sconosciuta. Padre Guglielmo ci aiuta a meditare come lo spirito rinasce a vita nuova. La mia reggia, sconfitta mille volte la tua pace, tu vai cercando il nome dell'amore, sorgente della vera libertà. Risponde finalmente a te la fede. Il Salvatore è Cristo ed è vicino. Tu senza indugio corri ad invitarlo ed umilmente supplichi che venga. Immensamente lieto dell'invito, imprime nel tuo cuore la certezza che come amico presto a te verrà. Tu resti sulla porta ad aspettare, dall'ora del mattino fino a sera. Lo sguardo tendi lungi più che puoi, l'orecchio porgi al più leggero moto. Il mondo è tutto fermo e silenzioso. Intento totalmente a quell'attesa, non cogli quanto accade nel tuo cuore. Segretamente l'ospite è arrivato e ha gettato fuori tante cose che tu credevi utili e preziose. Ti sgorga dentro l'anima rinata un fiume di letizia sconosciuta. L'esilio dell'amore è terminato. La voce del Signore t'assicura, ho fatto del tuo cuore la mia reggia. Pace e bene e benvenuti all'ascolto della parola di Dio e della vita dei santi che dimostrano la presenza, l'amore e la gioia di Dio. Siamo entrati nella Quaresima. Quali sono le caratteristiche della Quaresima di Gesù? Primo è la solitudine.
Gesù, figuratevi che raccoglimento e che amore ha verso il Padre. A Padre Pio Gesù rimproverava se per un attimo si distraeva. Diceva: mi hai lasciato solo, mi hai lasciato solo, come un bambino che piangeva nel suo cuore. È lui che lo dice. Ora, il Padre Celeste, sul cuore del suo figlio, pieno di obbedienza, di amore, di adorazione e di ringraziamento, il Padre Celeste gode. Finalmente c'è un cuore umano che batte per lui. Il primo uomo non fece battere il suo cuore per il Signore. Perse la strada lui e la fece perdere a tutti quelli generati da lui. Ma Gesù non è generato dagli uomini. Gesù è figlio di Dio che si incarna per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine Immacolata. Quindi è la strada tutta pulita, non c'è il ronzio delle vespe che sono le tentazioni, non c'è il rischio della morte che corrompe. Perché? Perché non c'è il peccato. Non ha conosciuto peccato, dice San Paolo. In tutto simile a noi, fuorché nel peccato. Quindi il Padre gioisce a vedere il Figlio che sta realizzando il suo progetto eterno. Perché qui bisogna raddrizzare la via che adesso invece è stata occupata con prepotenza, con violenza, con inganno dal demonio. Il demonio è fuori della casa di Dio, è fuori della grazia di Dio, fuori dell'amore di Dio, fuori della vita di Dio. E allora gli resta soltanto di raspare come un orso inviperito, raspare sulla schiena, sull'anima, sul cervello dell'uomo per distogliere l'uomo da Dio, per attirarlo verso di sé. Quindi diventa un nemico pericoloso, astuto, insistente. La solitudine di Gesù. Stiamo parlando di una nota quaresimale. Come Gesù può consacrare quella solitudine? Ha lasciato la famiglia, ha lasciato le cose che faceva, anche il lavoro. Gesù lavorava da falegname, ha lasciato anche quello e si è ritirato solo nel deserto. Durante la vita pubblica Gesù dovrà abbinare, conciliare i due doveri, quello del tempo da dedicare alla predicazione del Vangelo, all'assistenza di tante anime che si avvicinano a lui, a guarire i tanti malati che gli portano, a dare la speranza della vita eterna. Annuncia la parola nuova, lui, uomo nuovo. E allora la solitudine gli consente di consacrarsi e dedicarsi totalmente al colloquio col Padre Celeste. Abbiamo alcune pagine del Vangelo dove possiamo vedere come Gesù parla col Padre. Una volta è nella risurrezione di Lazzaro.
lì parla abbondantemente e parla in un modo nuovo veramente. Padre, esaudiscimi. Io so che tu sempre mi esaudisci, ma questa volta lo voglio dire ad alta voce per farlo sentire a tutti questi che sono intorno a me, affinché sappiano che io compio la tua volontà e che tu esaudisci la mia preghiera. Poi la parola secca, un ordine preciso: Lazzaro, vieni fuori. E un morto di 4 giorni esce bendato, come allora si usava curare e seppellire i morti, ma vivo, vivo, esce, cammina, respira, vede la folla, vede anche Gesù. E Gesù dice: adesso sciogliete, liberate e dategli da mangiare. Prima gli ha ridato la vita, poi gli dà il pane per tutta la vita. La vita ce l'abbiamo dal battesimo anche noi. Il pane per la vita terrena, pane celeste per la vita terrena, ce l'abbiamo nell'Eucaristia. Io cerco di portare avanti questo discorso con un parallelo di ciò che è storico nella vita di Gesù e di quello che a noi serve per non perdere la via di Gesù. E allora, l'altra grande preghiera nel Getsemani, San Giovanni riporta questa preghiera. Io mi sono sempre chiesto: ma come ha fatto un discepolo innamoratissimo di Gesù, ma come ha fatto a tenere dentro di sé, a riportare tutte quelle parole che stanno nella preghiera di Gesù al Padre? Se è possibile, passi da me questo calice, però non sia fatta la mia ma la tua volontà. L'altra preghiera è tra le parole che Gesù pronuncia sulla croce: perché mi hai abbandonato? Nelle tue mani rimetto il mio spirito, tutto è compiuto. Sono tutte parole che Gesù dedica al Padre. Poi ci sono le parole che dedica alla madre e a Giovanni: ecco tuo figlio, ecco tua madre. La preghiera di Gesù è la preghiera perfetta, come il sacrificio del Calvario che noi ripetiamo sull'altare. È il sacrificio perfetto. Il Vecchio Testamento diceva di offrire sacrifici, ma erano sacrifici di questo mondo, animali, no? Frutto della campagna, le cose che l'uomo produceva e curava. Qui invece è il Figlio di Dio che si offre e continua la sua offerta su tutti gli altari del mondo, il che vuol dire continuamente. Adesso noi siamo qui, stiamo parlando del Signore, ma pensate in quanti altari, su quanti altari si sta celebrando la messa in questo momento. La rotazione del sole fa mattina quando dall'altra parte è sera, e quindi sugli altari continuamente. Tanto è importante che Padre Pio dice: se ci fosse un giorno senza la messa, il Padre Eterno distruggerebbe il mondo per i peccati. Quindi è il parafulmine dei castighi di Dio il sacrificio del Figlio suo Gesù. E poi, quando parleremo della messa di Padre Pio, capiremo meglio come egli ha vissuto integralmente questa comunione vittimale
con Cristo come Gesù l'ha offerto al Padre. La solitudine, stiamo ancora parlando di questo, ma Gesù non conosce solitudine esterna e tantomeno conosce la solitudine interna. È il cambiare luogo, stare dove gli altri non sono. Ma lui, mentre sta nel deserto, sta anche vicino alla madre, vicino ai discepoli, quelli che saranno i suoi discepoli. E Dio continua a conoscere, a vedere e quindi a dominare da Signore eterno tutto quello che è nel mondo. E tiene il contatto perfetto col Padre Celeste, che al pari di Lui e al pari dello Spirito Santo sono i Signori, è il Signore Dio del cielo e della terra. Chissà quanti esseri nel deserto, deserto dagli uomini, ma presenza di vita nel deserto, gli animali piccoli, grandi, pacifici, aggressivi, ma vicino a Gesù c'era sempre pace, silenzio, tranquillità. Non doveva temere niente e nessuno, Gesù, nella solitudine. Ma la nostra solitudine, prima di tutto chiediamoci se siamo capaci anche di solitudine. Beh, quando andiamo a dormire non siamo soli, soli. Ognuno di noi, quando ha preso sonno, è solo. Quando decidiamo di pregare, preghiamo. Se siamo in casa, siamo per strada, stiamo a guidare la macchina, anche lì siamo soli. Tanti momenti della nostra giornata sono momenti di solitudine. Poi c'è l'ultimo momento, quello della morte. Lì, terribilmente soli. E più si va avanti negli anni, più si capisce che quella solitudine bisogna popolarla per tempo, di grazia, di pace, di forza, di comunione con Gesù, con i santi, con la Madonna. Qualis vita finis ita, dicono i padri, che vuol dire tu morirai come sei vissuto. Se nella vita hai pensato al Signore, hai pregato, hai chiesto perdono, l'hai ringraziato, l'hai adorato, l'hai amato, lo farai anche nell'ultimo momento. E allora avremo distrutto anche la solitudine della morte. Io medito continuamente sulla morte di Padre Pio, come sulla morte di San Francesco, ma di tutti i santi, se volete. Domani festeggeremo i 7 santi fondatori, tranquillamente, 7 signori istruiti, colti, ricchi, benestanti. A un certo punto la Madonna appare a loro e dice: io vi voglio fondatori di una congregazione, ritiratevi nella solitudine. E vanno sul Monte Senario, lì si ritirano a pregare. Addirittura non si preoccupano neanche di fare questo, quello e procurarsi da mangiare. La gente ha capito che stanno lì a pregare, a fare penitenza, portano le offerte per vivere. Poi uno di loro, che vivrà più o meno 100 anni, Sant'Alessio, farà il questuante nella città per prendere il cibo necessario. Ma la loro solitudine è benedetta dal Signore, dalla Madonna, che li consola, appare, spiega come devono chiamare la nuova piccola fondazione, Servi di Maria, e chiamano Servi di Maria. La Madonna spiega loro quando hanno bisogno di essere istruiti, di sapere bene quello che devono fare, e chiedono alla Madonna, e la solitudine è finita, Madonna arriva, e sono sepolti tutti insieme lassù. Sono stati canonizzati 2 secoli fa,
però la loro vita è santa e indubbiamente santa, tanto è vero che col loro esempio, con la loro penitenza e la loro preghiera hanno smosso la città di Firenze, che è una città dove si bestemmia molto e si prega poco, e sono sorte, hanno costruito parecchie bellissime chiese alla Madonna. Chi va a Firenze lo vede, lo sa. Quindi la loro solitudine è stata fruttuosa, feconda, come è feconda la vita di tutti i santi anacoreti, eremiti, monaci che si sono ritirati nel deserto. Pensate, all'epoca, siamo più o meno terzo, quarto secolo, il deserto, i boschi della Tebaide erano pieni di uomini che andavano lì nella solitudine a pregare e a fare penitenza. Sant'Antonio Abate è uno di questi. La solitudine, per chi è unito a Gesù, non esiste. Non esiste. Perciò Gesù nel deserto non ha sofferto la solitudine, e serve nell'ascetica, cioè nella ricerca della virtù cristiana, il rimanere a meditare, stare solo, isolarsi un po', serve per ritrovare se stessi, perché se non ritroviamo prima noi stessi, non ritroviamo neanche Dio. O ritroviamo la nostra natura di grazia, la nostra fede di cristiani, le nostre virtù per santificarci, e abbiamo ritrovato noi stessi e abbiamo ritrovato Dio. Vi dà fastidio qualche volta, voi abituati alla preghiera, alla messa quotidiana, alla comunione quotidiana, alla lettura del Vangelo di ogni giorno, quando vi trovate in mezzo a gente che chiacchiera, 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 montagne di chiacchiere, ma non quelli che si mangiano prima della Quaresima, chiacchiere, flatus vocis, non serve a niente, vi danno fastidio. Io a volte non so come mi devo come mi devo salvare, a destra, a sinistra, tutti parlano, tutti così importanti, oggi, domani, il lavoro, la fatica, il governo, tutti gli accidenti giustificabili, mi danno fastidio. Bisogna di stare con me stesso, di pensare proprio secondo quella luce che io sono capace di trovare, e devo sentire anche la coscienza se mi dice va bene o no, è pulita, o mi dice io mi sento sporca, mi devi lavare. Quante volte queste voci sono lì, sono forti, insistenti, e noi facciamo i sordi. È pericoloso, perché nel Vangelo dice Gesù che lui verrà come un ladro e la morte verrà come un ladro. Allora bisogna essere pronti, l'abbiamo sentito adesso, no? Pronto, ha letto l'ultimo verso della poesia. Ritrovare se stessi per non perdere Dio. La preghiera è l'altro elemento del deserto, della Quaresima, la preghiera. Ma questa preghiera, Gesù diceva il rosario, non mi rispondete? E mancava di rispetto verso la mamma? Quindi vedete, c'è tutta un'articolazione nei rapporti con Dio che costituiscono la preghiera. Ecco, quando io sto confessando come sacerdote, Don Luigi, stiamo confessando, noi non siamo distratti dalla preghiera. Una volta, sapendo che Padre Pio diceva tanti rosari, ho detto, padre, ma come fai? E lui mi ha risposto, è la notte che ci sta a fare. Quindi i rosari che non poteva dire il giorno, li diceva la notte. Io più o meno riesco 10, 12, raramente 15 rosari nel giorno, e però
però mi devo distribuire il tempo, la preghiera, perché una volta disse padre, ho dovuto guidare la macchina per questo, ho pregato poco. E perché non potevi pregare mentre guidavi? Ha ragione, aveva ragione lui, si poteva pregare anche allora. Il richiamo specifico che qual è? Come spendete il tempo che io vi ho dato? Questa è una domanda quaresimale, perché sprechiamo troppo tempo, troppi giorni. Io quando arrivo la sera, adesso che venivo, stavo pensando, beh, si è chiusa un'altra giornata, ma sembra di avere le mani vuote. Che ci metto assieme oggi a poter dire al Signore questa sera, ti offro la mia giornata? Lui mi può domandare, beh, che ci sta dentro questo canestro? Non ci sta niente. Ma hai detto qualche Ave Maria? Hai detto la messa? E ci vuole di più. E penso a quelle giornate di Gesù, quando intorno a lui migliaia e migliaia di persone. Una volta, Don Lucio lo sa bene, dice il Vangelo, ha licenziato i suoi discepoli, ci avviatevi, andate, poi vengo io. E lui da solo ha sistemato, ha finito di accontentare centinaia e migliaia di persone la sera. Non ha mai detto Gesù, basta, sono stanco. Qualche volta, come nel caso quando si trovava nella casa di Pietro, aveva già fatto tutto bene la sera, eh? Tanta gente arrivata lì quando ha saputo che lui stava lì, e poi prestissimo, forse l'una, le due di notte, se ne va da solo a pregare. La gente continua ad arrivare, Pietro e gli altri erano sette discepoli già, non sapevano come fare, perché che diciamo a questa gente? Andiamo a cercarlo. Quando l'hanno ritrovato, dice, maestro vieni perché la gente sta lì e ti aspetta. Sapete chi ha risposto Gesù? Adesso ce ne andiamo da un'altra parte. La gente è andata a cercarlo là dove sapeva che stava prima. Adesso io invece vado un'altra perché è stato mandato per annunziare la parola a tutto il mondo. Quindi, ecco, riempire la giornata e riempirla come piace a Dio. Veramente, io credo, come sono convinto, lo ritengo per me, così credo ognuno di voi che riflette bene vorrebbe tornare indietro per togliere tutte quelle pagine bianche, quei giorni vuoti, togliere. Io una volta ho scritto che noi viviamo magari 90 anni, 100 anni, però di vero e di concreto andiamo, toglici la notte, toglici le ore di svago, toglici anche le ore per mangiare, che non è, sì, il pensiero alla preghiera, ma stai pensando al corpo. Quindi alla fine, sì e no, avremo 5, 6 anni, 7 anni, quando ci presenteremo a 100 anni. La maggior parte degli anni li abbiamo buttati via, come le piume del pollo, secondo il consiglio di San Filippo. Sapete l'episodio? Sì, nel film. La preghiera di Gesù, l'adorazione vuol dire pregare ad, rivolgendosi a, guardando il Signore. La preghiera è parlare con Dio, l'adorazione è offrire insieme alla preghiera il cuore, la vita, le forze, il presente, il futuro a Dio. Questa è l'adorazione. Non deve rimanere niente, non è soltanto un colloquio, un dialogo. Mio pensiero è tu che mi ascolti.
o tu che parli e io che ascolto. E di più, e di più. È una vera consacrazione del nostro essere mortale al Dio immortale. Tornare docili creature all'onnipotente creatore. La vita nostra non appartiene a noi, appartiene a Lui. E Lui ce l'ha consegnata, noi siamo gli amministratori di questa vita terrena. Ci stanno delle parabole nel Vangelo molto chiare. A te ha dato 2 talenti, quell'altro 5, quell'altro 1. Quando poi torna, vuole vedere i frutti. E a quello che l'unico talento lui aveva sepolto, ha detto, infincato. Tu sei stato sciocco, cattivo. E anche la parabola della vigna, fida, e se ne va, per poi tornare e prendere quello che è suo. Ma credo che ci sono milioni di uomini dalla cui vita Dio può prendere niente. Non può prendere una preghiera, non può prendere una lacrima di sincero pentimento, non può prendere una coscienza confusa, balorda, spezzettata, la coscienza frantumata. Dio non ha che farsene di quelle. Allora la preghiera di adorazione, la prima preghiera. Il popolo cristiano invece come prima intenzione, Don Lucio mi darà ragione, è chiedere. Andiamo al Signore a chiedere, andiamo alla Madonna a chiedere, andiamo al Padre Pio a chiedere. Va bene, ma non solo quello, che poi addirittura a volte non si va nemmeno a ringraziare. Ricordate la storia, l'episodio dei lebbrosi, uno solo su 10. Per comunicare col Signore bisogna averlo dentro. Se conserviamo la grazia del battesimo, noi siamo dimora dello Spirito Santo, siamo innamorati della vita vera, cerchiamo la verità, quella vera, non quella dei giornali, delle cronache o dei romanzi o peggio ancora dei film. Preghiera. Padre Pio era tutta una preghiera. San Francesco è stato definito uomo preghiera. Non era tanto un uomo che pregava, quanto un uomo fatto preghiera. Sono le parole del biografo Beato Tommaso da Celano. Noi abbiamo il bisogno di comunicare con Dio, ce l'abbiamo. Ma lo sapete, a volte leggendo la storia di personaggi che sono vissuti senza fede, poi si trova che in un momento di grave pericolo chiamano Dio, o Dio, oppure o mamma, una delle due. Ma tu perché invochi Dio quando non ci credi? Non lo so. Però così mi sono sentito di dire, è poco, è una percezione troppo fiacca. Comunicare con Dio è da una dolcezza infinita, porta diciamo, il gradino più alto di questa comunione con Dio è l'estasi, il salire su, come che quel santo che volava, ricordate? Ecco, siccome continuamente gli capitava, se vedeva un'immagine della Madonna, non rimaneva qua, ma se ne andava a appiccicarsi al quadro della Madonna. I frati erano stanchi, stufi di questo. Allora gli assegnarono un bucicato sotto
nel sotterraneo del convento del Sacro Convento di Assisi. Oggi ci si va, l'hanno aggiustato come una cappella, io ho celebrato anche dei matrimoni là sotto, ma il Papa a un certo punto disse: ma portatemelo qua, fatemelo vedere quest'uomo che mi dà tanto fastidio e che se ne va per aria, il santo dei voli, no? È stato chiamato. Lo portarono là dal Papa, e nell'anticamera c'era un quadro, un bel quadro grande della Madonna, e lui appena l'ha visto vola e se ne va là. Quando il Papa arriva lo vede già per aria, allora ha detto ai frati: lasciatelo vivere, lasciatelo in pace, non lo tormentate, è il santo. Ecco, noi abbiamo il bisogno naturale e spirituale di andare verso Dio, di comunicare con Dio, di sentirlo quando lo chiamiamo. Beh, se io ho detto alla Zina di Rosario oggi, quanti Padre Nostri avrò detto? Beh, insomma, il conto si può fare presto. Quindi ho chiamato Padre, 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 Padre. E vi pare che il Signore sta girato dall'altro lato? No, no. E piano piano allora si sente la gioia, la confidenza, la sicurezza anche del domani. Nella messa noi chiediamo al Signore che ci liberi dal peccato e dal turbamento. Turbamento che stanotte potrebbe fare un terremoto. No, 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 ferma, Signore, interrompi la legge del terremoto, salvaci, proteggici, liberaci. La nostra preghiera fa di noi esseri limitati, mortali, impotenti, esseri potenti come Dio. Padre Pio dice che proprio con la preghiera, noi, preghiera umile, costante e devota, pieghiamo la volontà di Dio. E lui, quando deve scrivere questa espressione, riflette un po', dice alla fine: ma così è che Dio onnipotente fa quello che diciamo noi. Perché? Perché noi viviamo secondo la sua volontà. Se avete fede, ha detto Gesù, direte a questa montagna: spostati, e la montagna si sposta. Direte a questa pianta: trapiantati, vai di là, e la pianta vi obbedirà. Perché? Perché Dio obbedisce voi, e allora voi comandate come comanda Lui. Non si finirebbe mai di parlare della preghiera. Quante volte nella storia della Chiesa abbiamo avuto bambini che hanno pregato e hanno ottenuto grazie grandissime. Pensate a Fatima, pensate a Lourdes, anche a Medjugorje. Adesso sono cresciuti, ma erano ragazzi, erano piccoli. Dio agli umili, ai piccoli, si rivela, manifesta la sua volontà. Quando Padre Pio era ancora piccolo, per la prima comunione, Gesù gli appariva lì nella chiesa parrocchiale e diceva: Francesco, io ti voglio tutto per me, io ti voglio tutto per me. E lui, felice, correva lì a pregare il Sacro Cuore di Gesù e a pronunciare la sua offerta. Lui si è consacrato al Signore, si è no 5 anni, ispirato proprio dallo Spirito Santo. E a Bernadette, quando dicevano, ormai malata: perché vai lì nella grotta, bevi l'acqua della Madonna e ti guarisce lei? Lei rispondeva: no, la Madonna non mi ha promesso la guarigione. Quell'acqua e quelle grazie sono per i peccatori, sono per gli altri, e io devo pregare per gli altri.
Io medito e ritorno a cercare sempre le meraviglie di Fatima, per esempio, perché mi piace ricordare le ore che la Madonna passava seduta su una seggiola che appena si reggeva e tenendo la mano di Giacinta dentro le sue mani. L'accarezzava, la confortava, teneva la mano qui e diceva: quello che ancora doveva accadere, dovrai soffrire molto, ti porteranno in un ospedale lontano, ti faranno l'operazione, non servirà a niente, ma io ti sto vicino, io sono sempre vicino a te. Ecco, la consolazione della preghiera, il digiuno. E l'altro, il terzo elemento della Quaresima, perché serve il digiuno? Infatti non digiunano i bambini e non digiunano i vecchi dopo i 70 anni, 65 anni. Perché? Perché bisogna bilanciare al vigore fisico, che è sempre una tentazione, il vigore spirituale, per non lasciarsi abbindolare, trascinare, ingannare dal maligno, per dominare le passioni della natura. Qual era la passione di Giuda? Pure lui. E per questo ha venduto Gesù Cristo, l'ha tradito. Dopo, il demonio ha ottenuto così la prima vittoria. La seconda vittoria, quando l'ha ottenuta? Quando è andata ad impiccarsi, perché allora proprio per lui è finita ogni speranza. Il demonio fa questo: prima ti induce al peccato e poi ti imbottisci di vergogna. E adesso che vuoi? Vuoi chiedere perdono a Dio? E adesso che vuoi? Vuoi andare dal prete a confessarti? E adesso? Quindi la disperazione è il frutto, ecco, il frutto della passione, di una passione umana che ti spinge fino alla morte dell'anima per dominare le passioni. Le opere di misericordia corporale e spirituale sono una barriera contro tutte le passioni umane, i vizi. Ogni vizio è sottintende una passione. Che poi, guardate un po' il termine, etimologicamente, passione vuol dire partecipare ad un patire. Beh, quel patire è la soggezione alla mancanza di volontà, di vittoria. Quindi la passione del gioco, la passione, è anche quello un patire, un essere impotenti, o perlomeno molto difficili da buttare via. Io conosco delle persone, cioè sono i penitenti, ho bestemmiato, ma tu che aspetti la morte per correggerti? Ancora ti permetti di schiaffeggiare Dio, perché la bestemmia è uno schiaffo contro Dio, contro il tuo padre, contro colui che ti ha dato la vita e ti giudicherà, passerai per quel giudizio tu. La bestemmia, il furto, le bugie, le menzogne, le calunnie, tribolazione. Perché si fanno le guerre? È perché ci sono le passioni umane. Se uno sapesse rispettare, uno come individuo, ma anche i capi dei popoli, dei governi, sapessero rispettare ciò che è giusto, ci sarebbe la pace, ci sarebbe la guerra. Che poi i capi dichiarano la guerra e milioni di povera gente va a morire. Andate a leggere le statistiche della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, ma di ogni guerra. Anche adesso, quelle che sono in atto. Poi andiamo a vedere l'America che deve andare a fermare, a bloccare, a bombardare quelli che stanno combattendo con le armi
che loro hanno venduto. Prima prendere i soldi, poi vanno che le devono ammazzare per fermarli. È la storia pietosa, la storia delle guerre. Noi non ci possiamo fare niente, né le dichiariamo le guerre né le fermiamo. Però, ecco, Padre Pio offrì la vita perché cessasse la guerra. E la Madonna disse ai fanciulli di Fatima: pregate e fate penitenza perché finisca questa guerra. E se gli uomini torneranno a Dio con la penitenza e con le preghiere, ci sarà la pace. Se no, verrà un altro avvenimento, sarà una guerra più terribile di questa. E noi l'abbiamo vissuta, addirittura l'abbiamo vissuta in Italia, nelle nostre case. Anch'io sono stato preso di mira dalla mitragliatrice. Il Signore non mi ha voluto morto. Ero nascosto dentro una vasca asciutta, secca, e i colpi della mitraglia hanno spaccato tutte le pietre che mi stavano sopra la testa. E tanti morti, tanti dolori, tante lacrime. Basta. Preghiamo il Signore per la pace. A Međugorje la Madonna come si è definita? Pace. Non ne può più, nemmeno lei. Un altro elemento che noi dobbiamo cercare è la lotta contro Satana. Nel Padre nostro Gesù ci fa dire: non ci indurre in tentazione. La traduzione non è perfetta, Don Lucio lo sa, che la nuova traduzione è: non ci abbandonare nella tentazione o alla tentazione. Non ci abbandonare quando il nemico ci assale, in altri termini. Non sarà Dio che ci va a mettere. Quando Gesù dice a Padre Pio: vedi quel gigante brutto, orribile? Quello combatte contro i tuoi fratelli e tu lo devi affrontare. Ma io tremato, dice, io non ce la faccio, come fai? Te sto io vicino, ti assisto io, vincerai. E la lotta è tremenda. Padre Pio descrive: finita tutta la sfida, la battaglia, Padre Pio è vittorioso. Allora Gesù gli mostra la corona, dice: ti tocca questa corona, però ce n'è un'altra di corona molto più bella di questa. Se tu sei pronto a combattere ancora. E Padre Pio, tremando, dico: sì, perché mi ha assistito prima, mi assisterà pure dopo, quindi vincerò. E così è. Però Gesù gli ha detto: ricordati che questo non si darà mai per vinto, ritornerà all'assalto continuamente. E chi di noi non sa la lotta di Padre Pio tutte le notti con quel cosaccio? L'abbiamo ritrovato a volte proprio sfinito, illividito, tumefatto, ferito. Una volta l'ha spinto contro l'inginocchiatoio, e Padre Pio allora è andato a cadere contro lo spigolo basso dell'inginocchiatoio e si è ferito qui uno spacco, sono voluti una decina di punti la mattina dopo per ricucire questo squarcio. Bastava che cadesse un centimetro più di là e l'occhio sarebbe partito. La lotta contro il maligno. Padre Pio una volta all'angelo che stava all'angolo lì della stanza, fermo: aiutami, aiutami, aiutami. E l'angelo non si muoveva. Alla fine vince lui, ce la fa, però era stremato, ridotto, e dice all'angelo: non ti avvicina più, non ti voglio vedere più, tu che sei l'amico mio. E così si difende l'amico.
Allora l'angelo si avvicina, l'accarezza, cerca di convincerlo che così ha dovuto fare, il Signore non me l'ha permesso. Eh sì, allora tu quando mi aiuti? Quando non ci serve? Allora l'angelo secco, ma chi ha vinto, tu o il demonio? Dice padre mio, ci mancherebbe, certo. Vedi, per questo il Signore non mi ha dato il permesso di aiutarti, perché ha dato a te la forza di vincere, hai vinto tu. Ecco, noi tante volte ci lamentiamo con Dio come se noi fossimo più acuti, più penetranti, più intelligenti di Lui, che si comporti in un modo diverso da come pensiamo noi, no? Non potevi risparmiare quel guaio. Mi sono rotto un piede, ci lamentiamo. Lì invece doveva esserci la tragedia, tu dovevi morire. Il Signore invece ha permesso che solo un ossicino si rompesse, ma tu non sai niente. Allora, se ti lamenti sei presuntuoso, sei ignorante, come la maggior parte degli uomini. Davanti a Dio sono presuntuosi, sono ignoranti, non sanno chiedere, non sanno capire, non sanno ringraziare, non sanno adorare, non sanno offrire. La Quaresima deve guarire tutte queste passioni e queste ferite. La lotta contro il maligno ci sarà fino alla fine della nostra vita, ma noi dobbiamo combattere con la forza di Dio, come Davide che diceva a Golia: tu vieni contro di me con la spada e io vengo contro di te con la forza di Dio. Il Signore ti darà nelle mie mani, io ti taglierò la testa. E Golia non ne poteva più, dice: che m'hai preso? E mi viene per una pecora, no? Il pecoraio porta sempre i sassi, le fionde. Invece è stato proprio così. La vittoria degli uomini di Dio è sempre la vittoria di Dio. La fedeltà al Signore, quanto è importante. Rendimi, Signore, come tu mi vuoi, prendimi come sono e fammi come vuoi. La comunione, la confessione, la penitenza, la preghiera, la solitudine, la pazienza. In molte famiglie la pazienza salva tutto, e dove non c'è più fede, non c'è pazienza, non c'è famiglia. Non ci sono più i rapporti normali tra genitori e figli. Si cerca qualunque soluzione quando i genitori sono arrivati all'età avanzata, non possono più aver cura di se stessi. Io vorrei fermarmi qui, ma sapete che vi dico? Ho finito dove volevo incominciare, perché volevo parlarvi della Quaresima di Padre Pio. Tutta la vita di Padre Pio è una Quaresima, perché la preghiera, il digiuno, la lotta con il demonio per lui era pane quotidiano. Padre Pio portava le piaghe di Cristo nelle mani, nei piedi, nel costato, dunque era crocifisso, dunque era tutto un venerdì santo la sua vita. Poteva dire: vabbè, finisce la Quaresima e io allora sono più libero di no, era sempre quello. E lui era felice di vivere in questa morte e di morire per quella vita. La passione di Padre Pio era l'amore di Gesù, nient'altro, non aveva passioni del mondo. Dice a una sua figlia spirituale: l'amore alla croce fu sempre un segno distintivo delle anime elette. L'essere aggravato della croce fu sempre una speciale predilezione del Padre Celeste per quelle anime. Infatti, una volta che lui provò a lamentarsi, Gesù gli ha detto: ti lamenti?
ma non sai che questi sono regali, doni che io faccio agli amici prediletti? E infatti contro le stesse cose dice Gesù a Santa Teresina. Santa Teresina intelligentemente ha risposto: ah, adesso capisco perché ce n'è così pochi. Dice: frutto di assidua meditazione fu il generarsi nel di lui cuore l'amore ai patimenti. Qui si riferisce a San Francesco. Dice: perché San Francesco? Perché ha chiesto a Gesù di patire e morire come Gesù. Quindi l'amore e il dolore di Gesù San Francesco l'ha chiesto e il Signore l'ha esaudito. E allora Padre Pio si ispira a questo modello. Ha un fuoco dentro, il fuoco che felicemente consuma il suo spirito insieme alle membra fisiche. Questa fiamma alimenta la sua preghiera, la brama dell'obbedire, la lotta quotidiana contro il principe delle tenebre che egli chiama cosaccio. Quando Gesù lo invita a perseverare in questo cammino della croce, egli è felice e difatti la Via Crucis di San Giovanni Rotondo, la quinta stazione del Cireneo, e Padre Pio al posto di Gesù. E Padre Pio ha chiesto una volta: pregate per il Cireneo che porta la croce per tutti voi. Allora, una volta io gli ho detto, eravamo soli, passato un bel po' di tempo, e io ho notato che dalla mattina non aveva preso niente, non aveva mangiato niente, non poteva neanche bere evidentemente, niente. Allora gli ho detto: padre, ti posso dire, sarei contento se tu riuscissi a mangiare qualcosa. Allora lui amorevolmente si volge a me, io qui non lo riporto, ma mi disse, e mi dice: mette pure tu, cioè pure tu insisti che io devo mangiare, io non ho bisogno, lo debbo fare solo per voi. Infatti noi confratelli, quando assistevamo a quei prolungati digiuni, ci preoccupavamo. Lui era felice quando veniva lasciato libero di regolarsi da sé. Confidò che partecipare per esempio alla mensa, al refettorio con i frati, era la più grande penitenza. Ma era comunque il suo ideale, patire con Gesù. Si può dire che ogni giorno della vita dello stigmatizzato era un giorno unico, un giorno di croce. Il Calvario non era un orizzonte, no? Una prospettiva, ma era la sua stabile dimora, perché le piaghe le mettono sempre. Un vivere per morire e un morire per vivere. Il Papa ha proclamato la sua intima unione con Cristo, la sua totale obbedienza a Dio e alla Chiesa. Rileggete il discorso che ha fatto San Giovanni Paolo II per la beatificazione. A me piace molto più quello della beatificazione che quello della canonizzazione. Comunque nell'uno e nell'altro discorso sono messe in luce evidente la santità, le virtù e la santità di Padre Pio. E io concludo. Padre Pio ha celebrato la Quaresima della sua vita terrena, nell'eroicità delle virtù cristiane, religiose e sacerdotali. Ora, nella gloria del cielo, celebra la Pasqua eterna con Cristo risorto. Amen. Ecco, non so se qualcuno può dire qualcosa. Volentieri. Se qualcuno vuole dire qualcosa, vuole chiedergli qualcosa, padre Guglielmo. Sapete perché
o io non mi sono spiegato bene, o non avete capito voi. Qualcuno che fa la domandina? Faccio io. Ci sono, voi fare quelli che ci avete detto, un po' 5 atteggiamenti, grosso modo. Avete concluso con la fedeltà al Signore. E fra questi atteggiamenti, però io ho capito che non c'era tempo di parlare di tutto. E se, come viveva Padre Pio la carità? Io ho capito, lui era intimo col Signore, quindi quella era la carità più grande, la salvezza delle anime, però alle tante persone che forse avevano bisogno di qualcosa, si avvicinavano al convento, se potete dirci qualcosa di questo. Diciamo prima la carità, quella ovvia, di dare agli altri qualcosa che è possibile. C'era un figlio spirituale che veniva spesso, però vedeva che Padre mio mangiava. Allora ho detto: Padre, se tu mi prometti che mangi, io ti preparo tutto, le cose che ti piaceranno sicuramente, l'accetti? Vabbè, il giorno arriva, porto, il benedittio, apri, spalanca, profumo, i frati là cominciano a colina. Poi di colpo Padre Pio dice: ma tu per venire qua sei passata lì all'ingresso del paese? Sì. Hai visto quella casa all'angolo? Sì. Beh, là dentro ci sono 16 persone oggi che non mangiano perché non hanno niente. Che ne dici se io ti chiedo di tu portare questo bene di Dio a quello? Che mi dici? Padre, come vuoi tu. È la carità materiale, la carità dell'ospedale, Casa Sollievo, che è anima e corpo, tutte e due. Infatti lui dice che deve essere tempio di scienza e di fede. Ma poi c'è un'altra espressione di Padre Pio a proposito della carità. Quando gli dicono che dovrebbe fare questo, quello, scrivere, capito? Insomma, gli suggeriscono tante cose da fare per il bene, quindi per motivo di carità. Allora lui risponde al suo padre spirituale e dice: io so che non c'è carità più grande che quella di pregare per la salvezza delle anime. Quindi lo ritroviamo un'altra volta, la carità nella preghiera. Ho letto qualcosa, forse una biografia di Renzo Allegri, che lui parla di, non so se in bilocazione, non lo so, parla di una moltiplicazione dei diverse moltiplicazioni dei panni che San Pio faceva, cioè nel senso che lui la mattina portava il pane a delle famiglie. Non so se tu avevi assistito un po' a questa situazione. No, non ho visto Padre Pio andare per le case e portare il pane materiale. Questo sarà accaduto qualche volta nei primi tempi, può darsi. E forse nei primi tempi. Quando lui era più libero e la gente era anche proprio povera, povera, sì. Un paesino di montagna, non c'erano niente, può darsi. Però è certo che lo spirito suo era quello di donare le cose, come donare se stesso per l'anima, donare qualunque cosa aveva per gli altri, sempre. Nessuno può dire che Padre Pio non abbia usato tutta la carità possibile. Poi ci sono state tante cose, per esempio un figlio spirituale
che poi ha scritto la biografia di Padre Pio, il racconto della storia, era un ragazzo povero, famiglia numerosa, stava studiando ma non ci riusciva, non aveva mezzi. Allora una signora l'ha raccomandata a Padre Pio e Padre Pio l'ha presa a cuore e l'ha assistito mano a mano, mano a mano, mano a mano, fino all'ultimo esame per la laurea. E quel giorno ha detto lui, affatato, forse l'avete letto il libro su, e ha detto: padre, ma come faccio? Io non mi sento pronto, è difficile. Ma io, sai che fai? Tu, devi andare lì, devi andare a Bari. Fa una visita, prima di andare all'università, fa una preghiera in chiesa, visita Gesù, fa una preghiera e poi vai a fare gli esami. E vabbè, lui prende la padella e ci schiaffa dentro la fotografia di Padre Pio e poi comincia a pregare nella chiesa, mezz'ora, tre quarti d'ora, esce fuori e dice: ma io ho ancora paura. Entra in un'altra chiesa e prega ancora, esce e dice: ma io non mi sento sicuro, e va ancora a pregare. Insomma, quando arriva agli esami, il professore domanda, lui presenta il libretto con la fotografia di Padre Pio. Il professore era un cristiano, non ha detto niente, ma insomma è andato un po' così, sopra sopra. Allora, tutto felice, lui è venuto a Padre Pio a ringraziarla. E Padre Pio, prima che si avvicinasse, ha detto: ma questa faccia, mi pare una faccia da 30, da 103, come è? Perché? Ha fatto gli esami, ma l'ho fatto io. Gli esami li ho fatti io, stavo io dentro al libretto degli esami. Quindi, e poi ha aggiunto: io ti ho detto una chiesa, ma tu mi hai fatto fare la via Crucis. Vedete, ecco come segui. Questa è carità, non ti pare? Quante volte dicevo: a nome mio, vai a quella a nome mio. Andiamo, mi manda Padre Pio, che vuoi? Carità, è carità. Per me, sai come l'ho sperimentata la carità più grande? Mi ha fatto sentire la gioia di essere perdonato da Dio. Lì ho proprio, l'ho sentito come palpabile nelle mani questa carità di padre che intercede per il figlio. Giulia, vabbè. Nessuno mi fa una domanda? Va bene. Va bene, possiamo ringraziare il Signore, e l'orario l'abbiamo fatto. Diciamo un Ave Maria alla Madonna, diamo la benedizione. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Padre, il Signore sia con voi, il Signore vi benedica e vi protegga, faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia, rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Buona Quaresima e buona Pasqua.